Bentornati a Pillole 81. È stata aggiornata l'81 del 2008. Non ho ancora capito come, ma le pagine sono diminuite. Da 1004 pagine siamo passati a 998. Chissà dove sono finite queste 6 pagine. Ma andiamo a vedere che cos'è cambiato. Il primo cambiamento è stato l'inserimento della circolare 1 del 2018, che tratta la prorogazione del comma 1 bis dell'articolo 34. Cosa diceva questo comma? Che il datore di lavoro poteva fare l'addetto antincendio e l'addetto al primo soccorso soltanto nelle aziende sotto i 5 lavoratori. La circolare ci dice che non è un problema che il datore di lavoro faccia l'addetto al primo soccorso e l'addetto antincendio anche nelle aziende sopra i 5 lavoratori. Naturalmente dobbiamo pensare, ma basterà soltanto lui come ha detto antincendio, ha detto primo soccorso? Infatti l'articolo 43 ci dice che gli addetti antincendio e addetti primo soccorso devono essere in numero sufficiente in base al rischio e alle dimensioni dell'azienda. È bellissima questa del numero sufficiente. Cosa vuol dire? La mia idea, che segue un po' il buon senso, è che ci deve essere almeno un addetto antincendio e un addetto al primo soccorso che possano intervenire in tempi brevi. Quindi dovremmo avere un addetto antincendio e un addetto al primo soccorso in ogni squadra, per ogni turno. E poi il numero naturalmente deve variare in base al rischio. Altra cosa, dobbiamo anche tener conto che gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso si ammalano anche loro. Altra variabile, se io sono addetto al primo soccorso e sto male, chi mi cura se ci sono solo io? Quindi il datore di lavoro può fare certo l'addetto al primo soccorso e l'addetto antincendio, però in base alla valutazione dei rischi dovremmo sempre nominarne altri in numero sufficiente. È stata inoltre introdotta la lettera circolare del 12-10 del 2017 Prot 3, che chiarisce quando dare la multa sulla sorveglianza sanitaria. Allora, la multa sulla sorveglianza sanitaria viene assolutamente data nei casi prescritti dalla normativa, quindi non in base all'opinione dell'organo di vigilanza, nei casi del vari esami e controlli, ma non è stato ancora dato il giudizio di idoneità e il lavoratore stia già svolgendo quell'attività. Quindi non è cambiato molto, è stato semplicemente specificato che il controllore non può dare multe in base alla sua valutazione dei rischi. È stato inoltre introdotto il decreto direttoriale numero 2 del 16 gennaio del 2018 e il decreto direttoriale numero 12 del 14 febbraio del 2018, in cui troviamo il 17° elenco per l'effettuazione delle verifiche periodiche. Sono stati inoltre introdotti altri 4 interpelli. L'interpello 1 del 2017, che richiede se un'azienda può fornire ad un'altra dei macchinari che non sono conformi all'81 del 2008 solo al fine di ripararli, e il legislatore risponde di sì, naturalmente se soltanto per ripararli o per altre situazioni in cui non vengono utilizzati direttamente poi dai lavoratori. Nell'interpello numero 2 del 2017 invece si richiedeva se fosse per forza l'RSVP che doveva svolgere l'informazione di quell'articolo 36. La commissione consultiva dice che non per forza, perché l'articolo 33 non parla di RSVP ma parla semplicemente di servizio di prevenzione e protezione. Quindi il datore di lavoro può decidere chi vuole. Nell'interpello 1 del 2018 si richiede se un'azienda che lavora presso un committente che ha già il suo sistema di addetti antincendio e addetti primo soccorso debba formare anche lei degli addetti antincendio e primo soccorso. La commissione non dà una risposta per questo caso specifico, ma in realtà se andiamo a vedere l'articolo 31, facendo parte gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio del servizio di prevenzione e protezione, l'articolo 31 ci dice che il servizio di prevenzione e protezione può essere unico per più di un'azienda. Quindi la domanda che richiedevano in questo interpello era già risposta nell'81 del 2008. Nell'interpello 2 del 2018 invece la commissione sottolinea che i medici facenti parte del Dipartimento di Prevenzione non può svolgere in alcun modo l'attività
privata di medico del lavoro. Gli aggiornamenti si concludono con la correzione dell'articolo 3,12 bis, una semplice correzione di un errore di bozza e l'inserimento del riferimento dell'interpello 8/2014 al termine dell'articolo 3,12 bis. Quindi cosa possiamo dire di questi aggiornamenti? Sicuramente non hanno stravolto l'81. Ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!